Una festa inclusiva, gioiosa e colorata, quella al Palaroma di Montesilvano. L'occasione, la giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre, ma celebrata oggi in tre città italiane, Roma, Torino e appunto Montesilvano. L'iniziativa fa parte di un progetto targato Opes Italia, ente di promozione sportiva votato all'educazione e allo sport. E difatti il filo conduttore della giornata è proprio lo sport, con varie squadre divise per disabilità, a sfidarsi a pallamano, box, judo, rugby in carrozzina e sitting volley. Sulle gradinate del palazzetto i ragazzi delle scuole primarie del territorio. Terenzio Rucci, presidente Opes Abruzzo, spiega così la giornata. È un pregio per l'Abruzzo poter ospitare questo tipo di manifestazione di caratura nazionale. Ricordiamo che è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove mettiamo a disposizione delle scuole e degli studenti la possibilità di entrare in contatto con atleti paralimpici e quindi con la possibilità di misurarsi con una forma ulteriore di attività sportiva, per capire che tutte le sfide possono essere ingaggiate nel giusto modo, superare i propri limiti, approcciarsi in maniera virtuosa, sana alle difficoltà della vita. Sport e disabilità, un binomio sempre più ricorrente. Assolutamente sì, come dicevo prima, per Opes lo sport è uno di quegli strumenti per superare le difficoltà. La disabilità può essere una difficoltà, ma può essere anche un'opportunità di sviluppare delle abilità ulteriori, differenti dal normale, superiori al normale, e nelle attività paralimpiche questo accade. Particolarmente coinvolto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Siamo davvero orgogliosi e felici che il nostro Palaroma sia, insieme a Torino e Roma, una sede di questa importante manifestazione e soprattutto che sia sede dove portare un importante messaggio in termini di inclusività e in termini legati alla diversità e all'unicità. Davvero tanta soddisfazione e tanta gioia nel tornare un po' bambini tutti.